Eccoci qui, rubrica Medicina Regione Lazio.it nuovamente e sempre sulle frequenze di Radio Roma Capitale in compagnia di tanti ospiti professionisti di riferimento impegnati in diversi settori. Oggi sono in compagnia di un dottore fisioterapista, parleremo del graduale ritorno alla vita dalla carrozzina, insomma chi finisce in carrozzina spesso in seguito a incidenti gravi, questo è il punto di partenza per poi evolvere affrontando aspetti importanti. Tutto questo lo condivideremo assieme al dottor Alessandro Pappalardo, benvenuto all'interno della nostra rubrica. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Salve dottor Pappalardo, grazie, un saluto a lei e agli ascoltatori. Dunque iniziamo subito. Gli incidenti purtroppo diciamo sono all'ordine del giorno perché ne accadono spesso di molto gravi con dinamiche ben precise. Chi ha subito un trauma stradale importante più o meno grave, nei casi più gravi è costretto in carrozzina per un periodo più o meno lungo, può gradualmente ritornare ad avere una vita normale? Ne abbiamo le prove, sì, può succedere, può anche non succedere, però spingere affinché la condizione mentale del paziente sia propositiva, sia positiva, è un cardine fondamentale su cui il terapista o chi per lui può fare leva e può appunto innescare quella serie di processi di anche convinzione nei propri mezzi che spesso il paziente in un letto di casa o d'ospedale può aver perso per strada, insomma. Ecco, e questo già è importante, basilare, insomma, da condividere. E condividiamolo, cari ascoltatori, tramite i canali, i profili social per rimanere in qualche modo aggiornati e andiamo avanti. È un argomento molto delicato e importante. Ecco, ovviamente viene fatta una diagnosi a livello medico anche a seconda della zona interessata. Di solito chi è in carrozzina nei casi più gravi il tutto scaturisce da una paralisi, per esempio alle vertebre, no? Mi viene in mente. Ci sono dei casi dove purtroppo, dei casi limite, tutto questo non è possibile. Beh sì, sì, ci sono quei casi, io ovviamente preferisco parlare e prediligo quelli in cui dove si può intervenire, perché io sono un inno alla vita, quindi certo. Chiaramente lavoro ridando le migliori condizioni di vita delle persone possibili, diciamo dal letto operatorio, dalla carrozzina appunto, alla migliore qualità di vita possibile. È quello che il presidente della mia facoltà mi disse in corso di ingresso all'università, ormai nel lontano 94, e poi nel 98 presa la laurea, diciamo, è iniziato quella trafila che mi ha portato nel 2020 adesso ad avere qualche esperienza in merito. 26-24 anni orsono sono veramente tanti, insomma, complimenti. Ecco, quali sono gli aspetti che più comunemente le persone interessate, appunto, che finiscono in carrozzina, devono affrontare un percorso fisioterapico riabilitativo più o meno lungo, trascurano? Perché poi alla fine è anche un rapporto umano, c'è cioè un feedback, un qualcosa a doppio senso che si innesca, ogni paziente è diverso. E come lei, dottor Pappalardo, in genere conduce responsabilmente il suo lavoro in merito, il suo impegno e gli aspetti anche che la gratificano di più, perché come detto poi c'è sempre un rapporto diverso che si innesca? Cerco di trovare subito un link, si dice, dicono i bravi in gergo moderno, cioè una grande unione con la paziente, capire se ho i pazienti, insomma cercare di subito dare motivazione alla persona, lavorare sull'aspetto psicologico è molto importante. La famiglia non è sempre disposta e disponibile a perdere quel ruolo di accudimento che in quel momento stanno avendo verso la persona, verso il paziente, quindi a volte questi 20 e passa anni mi hanno remato contro, quindi devo dire che invece nei casi in cui sono stato appoggiato anche dalla famiglia, quindi ho lavorato bene sull'interazione con loro, abbiamo ottenuto dei risultati notevoli. Ricordo tre casi di carrozzine, Italo, Marina e Paolo, che dalla sedia sono riusciti a tornare, uno a guidare la macchina, l'altro a giocare a calcio, e Marina è diventata Miss
Miss Cinema 2019. Quindi, li salutiamo tutti e tre. Salutiamo comunque tutti e tre, anche perché dietro di me c'è un'equipe, nel senso che io interagisco con altri chirurghi, studi nei quali ho fatto le mie performance, per cui temporaneamente, quindi ho quella rete di relazione laddove, se serve un intervento chirurgico, ovviamente non metto mano io al bisturi, diciamo, assolutamente, e riesco però a far operare per esempio i tendini di Achille di una persona con esiti da ictus cerebrale che aveva il polpaccio paralizzato e quindi il piede in equinismo, si dice, e quindi abbiamo allungato il tendine d'Achille. Quello non l'ho fatto io ho fatto tutto il resto della riabilitazione di un anno e mezzo su Anzio, perché io lavoro in tutto il Lazio, diciamo, mi sono ricavato questa nicchia in cui c'ho uno studio, ma vado in tutto il Lazio per fare il domiciliare, anche perché a domicilio la fisioterapia è tutta un'altra cosa rispetto a studio, quando sei col camice bello comodo, diciamo. Ecco, dottor Pappalardo, quante cose da sapere, quante cose interessanti che riguardano un po' tutti noi, anche quello che siamo, insomma, il nostro corpo spesso ci sorprende e spesso le persone coinvolte, insomma, chi vive delle situazioni del genere non crede a prima vista di poterne uscire. Questa è la cosa che sorprende. Insieme positivamente e propositivamente si riescono a superare sempre barriere e confini, grazie soprattutto al supporto e all'aiuto di professionisti come lei. Di cosa si è reso consapevole negli anni? Sono parecchi anni che svolge, si dedica, insomma, a questa attività, a questa professione. Come è cambiato anche questo mondo e è un po' anche il pensiero delle persone, no? Purtroppo ho visto che la sanità è diventato un business, diciamo, quando io ho approcciato circa 30 anni fa questo mondo. Quindi, se prima c'era ancora questo giuramento di Ippocrate che faceva sì, che dava comunque una forma di responsabilità, adesso molti miei colleghi, ma non per farmeli nemici, io lo vedo, insomma, son fatti che si vedono, purtroppo, insomma, lavorano per scopo di lucro e interessa relativamente poco la fine, e quindi la fine, l'obiettivo del paziente che intanto paga. Nel pagare il paziente ti affida un'emotività, ti affida proprio la qualità della sua vita futura, e quindi se tu lavori con in modo dozzinale, secondo me, non lo so, non è molto etico. La comunicazione vuole che io non dica delle cose contro, però purtroppo sono 20 anni che vedo queste cose, sono molto, e quindi la mia forza, ecco, in questo lo dicono gli altri, non lo dico io, lo riporto, perché proprio stamattina una cliente mi ha detto: la tua forza è che mi sai ascoltare, nel senso, possiamo fare quanti corsi di specializzazioni vogliamo, diventare top performance numero uno, ma non sapere spesso ascoltare. E quello è fondamentale. Ecco, io però la ringrazio, dottor Pappalardo, giunti quasi in conclusione, di che stia condividendo anche questo aspetto, insomma, insieme a noi, perché è anche una sua visione in merito, grazie alla sua esperienza. Ecco, guardiamo un po' il futuro. Insomma, abbiamo vissuto anche un qualcosa di particolare, non ci siamo soffermati su questo, ma emotivamente ha avuto un impatto e sta continuando ad averlo su tutti noi, e lo avrà anche in futuro per molto più tempo di quello che pensiamo, questo è sicuro. E specie in queste persone, insomma, queste persone già ci insegnano nella vita, ci danno grandi lezioni di umiltà, di forza, e ci insegnano ad andare avanti. Come è cambiato anche questa visione, come potrebbe essere cambiata questa visione in merito a causa anche di quello che stiamo vivendo, e l'evoluzione della gestione del suo lavoro in tal senso? Non mancheranno mai persone che avranno bisogno di questo, purtroppo, e insomma, non tutto il male viene per nuocere, ma quale sarà il futuro? E sì, il concetto è che sul Covid e il malanno che viene col Covid, cioè questa polmonite pazzesca mai vista prima, chi guarisce si dice guarito e quindi fortunato, perché non è morto bene, ma è difficile che per esempio possa fare un'immersione subacquea o cantare, perché spesso questa maledetta patologia rovina i polmoni, li lascia molto lacerati, con moltissime cicatrici, quindi si rende necessaria una ginnastica respiratoria,
non tutti i miei colleghi sono specializzati in questo, io lo sono, quindi diciamo una marcia in più che si può mettere, un tassello in più in quello a cui io posso essere utile è questo. L'altro discorso, riprendere in sicurezza, ripartire in sicurezza, questi termini che si usano adesso molto in televisione tutti i giorni a tutte le ore. Allora, in sicurezza significa che noi che facciamo il servizio domiciliare, ma come tutti quelli che lavorano nella dimensione di sanità, siamo tamponati, quindi abbiamo avuto un tampone e insomma noi che siamo negativi. Quindi ve lo dico perché aprire le porte delle vostre case ora, come diceva giustamente l'intervistatore, è un po', c'è un'enorme diffidenza, quindi i rapporti sono diventati molto peggiori, molto più guardinghi. Ecco, apritemi le case, le porte delle vostre case in sicurezza, senza problemi, con mascherine, guanti, faremo ciò che c'è da fare. Assolutamente, io la ringrazio dottor Pappalardo di essere intervenuto all'interno della nostra rubrica Medicina Regione Lazio, di aver condiviso con noi tutto questo, e speriamo insomma che questo periodo passi il prima possibile, ma sì, durerà ancora piuttosto a lungo, e io le auguro con la massima efficacia in merito all'argomento trattato di insomma dare supporto e assistenza a tante persone purtroppo, come si dice, finite, che hanno bisogno in carrozzina, ma positivamente che possono tornare a sorridere alla vita e a dispiegare le loro ali, veramente. Io la ringrazio ancora. Grazie. E prima di salutarci diamo i contatti agli ascoltatori. E allora, dottor Alessandro Pappalardo, fisioterapista, il 347-85-13421 è il suo numero di cellulare, l'indirizzo dello studio via dei Citaredi 6 Sutri Viterbo, la pagina Facebook, le pagine Facebook Alessandro Pappalardo e Fisio Sutri Domiciliare Cassia, due pagine complete, la prima più personale ma nella quale rientra comunque elementi, aspetti importanti del suo lavoro. In entrambe mettete tanti like, mi piace, condividete e fate girare, sempre aggiornate. E la seconda dunque è relativa più all'aspetto domiciliare. I siti web fisioterapistadomicilioroma.it, fisioterapistadomiciliarecassia.it, due home page e i rispettivi contenuti, sfogliando le varie pagine interne, insomma non manca davvero nulla, due siti completi. Il profilo Instagram è importantissimo, Ale Pappalardo Fisioterapista, tante foto e tante clip, un contenuto visivo di grande impatto, anche questo è un profilo sicuramente da non perdere e da condividere. Il canale YouTube Fisioterapia Domiciliare nel Lazio, anche questo insomma è un canale con tante clip e video di rinforzo. Il profilo LinkedIn Alessandro Pappalardo, con sempre contatti, nuovi aggiornamenti, le ultime news. Il profilo Twitter Alessandro Pappalardo, anche questo insomma è un profilo, un social importante con i suoi aggiornamenti e contenuti. E abbiamo anche Skype, in tempo reale, permette insomma di gestire in un certo senso il suo lavoro, Ale Pappa. E per concludere un saluto e un ringraziamento ancora al dottor Alessandro Pappalardo, un saluto a tutti, grazie davvero, grazie, arrivederci.